Le aziende cinesi continuano a crescere. In mano a imprenditori orientali il 20% delle imprese tessili di Prato. Presto un emendamento al decreto End of Waste. Gli scarti tessili non saranno più considerati rifiuti. Sequestrato il tesoro del Comproro, oltre un chilogrammo di preziosi ritenuti di provenienza furtiva. Bambina morta in piscina in Versilia, indagati i titolari pratesi dello stabilimento balneare. Valore fatale per un'impiegata di 67 anni, il decesso in una ditta tessile di Usella. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Le aziende cinesi continuano a crescere. In mano a imprenditori orientali il 20% delle imprese tessili di Prato. È uno dei dati emersi dal rapporto della Camera di Commercio sull'imprenditoria straniera. Ce ne parla Dario Zona. Prato si conferma la capitale italiana dell'imprenditoria straniera. Circa un terzo del totale delle imprese attive nella nostra provincia sono a conduzione straniera, così come straniere sono oltre la metà delle nuove aziende che si registrano alla Camera di Commercio. Le imprese cinesi hanno superato quota 6.000 e continuano a crescere, più 2,4% rispetto al 2017. Oggi la manifattura cinese a Prato rappresenta il 54% dell'intero comparto industriale. Le confezioni sono 3.700, ma la presenza è significativa anche nel tessile, dove le aziende orientali sono circa 400 e rappresentano oltre il 20% del distretto. La fotografia dell'imprenditoria straniera arriva dal consueto rapporto della Camera di Commercio di Prato, che già da diversi anni passa in rassegna le attività economiche e che dal 2010 dà conto della diversificazione in atto nelle scelte imprenditoriali della comunità cinese. Gli imprenditori stranieri, in particolar modo quelli cinesi che riguardano oltre il 50% nel globale dell'imprenditoria straniera, stanno investendo in settori diversi con tassi di crescita molto molto elevati. Questo significa che probabilmente il settore delle confezioni è un settore ormai quasi saturo, che ha livelli di crescita quasi minimi, veramente insignificanti rispetto agli anni precedenti, mentre si stanno sviluppando in maniera sempre più forte quelli che sono i servizi alla persona, quello che è la commercializzazione, quello che è una diversificazione dell'attività nei campi più svariati. Le imprese cinesi continuano ad essere piuttosto volatili, soltanto una su quattro di quelle oggi attive è nata prima del 2012. Le aziende cinesi iscritte nel biennio 2017-2018 rappresentano oltre il 30% delle imprese attive, ma soprattutto turnover e mortalità continuano ad essere alti, seppure quest'ultimo tasso, dal 2014, risulta in diminuzione. Una certa stabilizzazione nelle dinamiche di ricambio interno, di chiudi e apri, che hanno un po' caratterizzato la comunità, in particolare cinese, soprattutto negli ultimi anni. È pur vero però che da un punto di vista strutturale, voglio dire, la mortalità, soprattutto per quanto riguarda l'imprenditoria cinese, è una mortalità che si mantiene piuttosto elevata, siamo intorno al 30-35% o anche 40% in alcuni anni di imprese che non supera il terzo anno di vita. Novità per il distretto tessile, è atteso a giorni un apposito emendamento del governo in tema di scarti tessili che da rifiuti speciali diventeranno sottoprodotti da recuperare. Potrebbe arrivare a giorni la risposta nazionale sull'emergenza tutta pratese degli scarti tessili. Ad annunciare la svolta è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli, insieme al consigliere comunale Carmine Maioriello, a seguito dell'incontro al Ministero dell'Ambiente con il sottosegretario Salvatore Micillo. Un confronto alla presenza di un'ampia delegazione toscana, in cui si è discusso anche di florovivaismo, amianto e siti di inquinamento nazionale, ma soprattutto dell'agognato emendamento sul decreto End of Waste, che Giannarelli ha definito imminente. L'emendamento dovrebbe spazzare via ogni fraintendimento, andando a chiarire la natura dei cascami, non più rifiuti speciali da smaltire con regole ferree ed onerose, ma sottoprodotti del processo produttivo, materie prime e seconde e dunque risorse da recuperare. Nell'ultimo anno il distretto tessile pratese ha trattato 143.000 tonnellate di materiale tessile. Con l'economia circolare, ripete Giannarelli, possiamo creare fino a 10.000 nuovi posti di lavoro in Toscana.
Finalmente vi annuncio che il sottosegretario Micillo ha preso l'impegno di un imminente provvedimento sul decreto End of Waste, quel decreto che risolve i problemi a 35.000 addetti del settore tessile di Prato, ma non solo, che fattura più di 5 miliardi di euro. Finalmente interverremo per fare chiarezza e dare nuovo slancio all'intero settore. Quindi si semplifica la vita all'imprenditoria che potrà nuovamente fare investimenti. Già oggi, così come da secoli direi, perché è un'attività storicizzata dei cenciai che riciclano il materiale, lo recuperavano, lo inserivano nella filiera, potrà essere fatta in tranquillità assoluta e in serenità totale. Questo permetterà nuovi investimenti e un'azione imprenditoriale nel pieno rispetto della legalità. Finalmente lo Stato, grazie all'azione del Movimento 5 Stelle, fa chiarezza al mondo delle imprese. Una vittoria in ogni caso a metà, almeno in termini formali. Agli occhi del Ministero Prato si è infatti presentata divisa, con due delegazioni che hanno incontrato in due distinti giorni i vertici romani. La seconda rappresentanza ha visto ancora la partecipazione di referenti di Confindustria, CNA, Confartigianato e Astri, oltre all'onorevole di Forza Italia Erika Mazzetti e all'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni. Fratoni ha auspicato un chiaro indirizzo politico per compiere un effettivo salto di qualità. Con la prima seduta della Commissione Consiliare 3 è stata completata l'elezione dei presidenti dei 6 organi consultivi del Consiglio Comunale di Prato. Dopo l'approvazione della composizione da parte del Consiglio la scorsa settimana, durante la prima riunione convocata dal presidente Gabriele Alberti, ogni commissione ha provveduto all'elezione del proprio presidente. A presiedere la Commissione 1 Affari Generali è Antonio Nelson Facchi del PD. Lorenzo Tinagli, sempre del PD, è il neopresidente della Commissione 2 Sviluppo economico. Del PD anche i presidenti delle commissioni 3, sicurezza urbana e mobilità, e 4, urbanistica e ambiente, rispettivamente Paola Tassi e Maurizio Calussi. La commissione 5, politiche sociali, istruzione, cultura e sport, è presieduta invece da Rosanna Sciumbata della lista Biffoni Sindaco. All'opposizione di centrodestra va la presidenza della commissione 6, controllo e garanzia, con Leonardo Soldi della Lega. Blitz della polizia in un compro oro nel macrolotto 0, sequestrato oltre un chilogrammo di gioielli di provenienza furtiva. Quando gli agenti della questura sono intervenuti a controllare il suo negozio di pronto oro, ha subito manifestato nervosismo e ha tentato di nascondere nella tasca dei pantaloni una collanina d'oro tranciata, una fede nuziale. L'uomo, un 60enne italiano che ha il negozio in zona Macrolotto Zero, ha dichiarato che si trattava di preziosi di sua proprietà, ma ai poliziotti è bastato controllare l'iscrizione all'interno della fede per capire che i nomi e la data del matrimonio non avevano niente a che fare con lui e con sua moglie. Non era questa l'unica irregolarità. La polizia ha ispezionato i registri commerciali e il contenuto della cassaforte del negozio, appurando che oltre 850 grammi di oggetti in oro e 574 grammi di oggetti in argento non risultavano tracciati nei registri amministrativi dell'esercizio. I preziosi sono stati dunque ritenuti di provenienza furtiva e sottoposti a sequestro. Il titolare del comproro è stato denunciato per i reati di ricettazione, falsità di notificazioni e omesse registrazioni su registri commerciali, anche questi sottoposti a sequestro. Ulteriori accertamenti sono finalizzati all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Il blitz nel comproro, avvenuto nei giorni scorsi, rientra nel quadro dell'Action Day, la giornata dedicata alla lotta dei furti in appartamento, che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha dispiegato in alcune realtà italiane, fra cui Prato. Nella nostra città, oltre al personale della questura, sono stati impegnati nei controlli anche carabinieri e guardia di finanza. Le verifiche nei comproro, quali i possibili luoghi di ricettazione di oggetti provento di furti in abitazioni, hanno caratterizzato il servizio nella nostra città su indicazione della prefettura. Bambina di 12 anni morta in piscina in Versilia, indagati i titolari pratesi dello stabilimento balneare che oggi è rimasto chiuso in segno di lutto. Sono 6 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Lucca per la morte di Sofia, la 12enne di Parma, deceduta in seguito ad un incidente avvenuto nella piscina idromassaggio del Bagno Texas a Marina di Pietrasanta. Nel registro degli indagati sono stati iscritti i titolari dello stabilimento balneare, tutti di origine pratese, e i bagnini della struttura. L'ipotesi di reato, dopo la morte della 12enne, non è più lesioni colpose gravissime, ma omicidio colposo.
Le indagini, condotte dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, cercano di appurare le cause dell'incidente e soprattutto una conferma sull'ipotesi che i capelli della bambina possano essere rimasti impigliati nel bocchettone della piscina, trattenendola sott'acqua e provocando l'asfissia che ha poi causato l'arresto cardiaco. Profondo cordoglio per la morte di Sofia è stato espresso dalla società proprietaria e dallo staff dello stabilimento balneare dove è avvenuto l'incidente, che oggi è rimasto chiuso in segno di lutto. Tutti gli stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta hanno esposto inoltre le bandiere a mezz'asta. Non ci sono parole per poter rappresentare un dramma così grande se non la vicinanza umana al dolore dei genitori e del fratellino di Sofia, scrivono gli avvocati Valentino Durante e Massimiliano Palena, portavoce dei proprietari del Bagno Texas, i quali si impegnano a dare il massimo supporto alle autorità preposte nell'accertamento di questa vicenda straziante. Sofia, che si trovava in vacanza in Versilia con i genitori, è deceduta ieri all'ospedale OPA di Massa, dove era stata trasportata sabato pomeriggio in seguito all'incidente avvenuto nella piscina idromassaggio dello stabilimento balneare Texas. La piccola, andata in arresto cardiaco, era stata soccorsa e rianimata, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Nella giornata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale della dodicenne. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per poter procedere all'autopsia. Una donna di 67 anni è morta in seguito ad un malore all'interno di un'azienda a Usella nel comune di Cantagallo. È accaduto stamani intorno alle ore 11.30 alla Nalia S.P.A., una ditta tessile con sede in via Coppi e Bartali. A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro della donna, un'impiegata che poco prima si era recata in bagno. Non vedendola tornare sono andati ad accertarsi della situazione. Prima hanno bussato alla porta della toilette, poi non ricevendo risposta l'hanno forzata, trovando il corpo della donna disteso per terra. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, sul posto è giunta un'ambulanza della Misericordia e in seguito anche l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vernio che hanno ricostruito quanto accaduto. Gli elementi raccolti confermano che si è trattato di un decesso per cause naturali, escluse responsabilità da attribuire all'azienda. Questa mattina il quotidiano Avvenire ha dedicato un'intera pagina al documento nel quale la Chiesa di Prato ha scelto di schierarsi a fianco degli operai pakistani che rivendicano un lavoro degno. Sulla questione dello sfruttamento dei lavoratori all'interno delle aziende cinesi è intervenuto il neo consigliere comunale Marco Wong con un'intervista pubblicata sempre su Avvenire. Sono pronto a incontrare la parte sana dell'imprenditoria cinese di Prato in modo da poter sensibilizzare i titolari delle aziende che non lavorano secondo le regole. Lo ha detto Marco Wong in una intervista pubblicata sul quotidiano Avvenire, richiamata in prima pagina. Il primo consigliere comunale di origine cinese eletto a Prato insieme alla giovane Teresa Lin ha commentato i recenti fatti di cronaca che hanno fatto emergere le situazioni di sfruttamento subite da lavoratori pakistani all'interno di aziende a conduzione cinese. Nella edizione di questa mattina Avvenire ha dedicato una intera pagina alle agitazioni portate avanti dagli operai pakistani che stanno scioperando per ottenere contratti e paghe adeguate. Le loro rivendicazioni sono state appoggiate dalla Chiesa di Prato, che tramite un documento redatto dall'Ufficio di Pastorale Sociale ha detto di essere al fianco di chi lotta per un lavoro degno. Nell'intervista Wong dice che non esistono ricette semplici per combattere l'illegalità nel distretto cinese, ma occorre fare piccoli passi cercando a tutti i costi il dialogo. Il consigliere comunale ammette anche di sapere che non si tratta di una via facile, ma allo stesso tempo è convinto che il punto di svolta per far uscire certi imprenditori dalla illegalità è quello di renderli consapevoli del fatto che se vogliono costruire un futuro per sé e la propria famiglia in questa città e in questo stato, devono scegliere di stare dalla parte della legge. In forza del suo nuovo ruolo, Wong intende dunque instaurare un dialogo con la comunità cinese, in modo da far capire che si deve essere in regola non per lo spauracchio della multa, ma perché fa parte della convivenza civile.
Lorenzo Marchi, coordinatore regionale di Demos, e Roberto Bartoloni, coordinatore provinciale di Demos, esprimono il loro pieno sostegno ai lavoratori pakistani ed egiziani in sciopero in questi giorni per difendere i loro diritti. Ogni lavoratore è una risorsa per l'azienda in cui opera e non è ammissibile che gli operai possano lavorare 12 ore al giorno senza il rispetto delle regole, scrivono in una nota i due esponenti di Democrazia Solidale. Marchi e Bartolini, inoltre, sottoscrivono con forza al documento promosso dalla diocesi di Prato per far comprendere che la lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale è fondamentale per difendere un aspetto sociale e di diritto. Togliere il lavoro alla gente o sfruttarla è anticostituzionale, concludono i due esponenti di Demos. Sabato al Museo di Scienze Planetarie si celebra l'anniversario dell'Apollo 11 con Siamo tutti un po' lunatici, serata per la Luna. E domani sera su TV Prato verrà riproposto lo spettacolo Luna e dintorni con Tito Stagno, guardate. Tutti stregati dalla Luna e dall'anniversario di una notte di luglio di 50 anni fa, quando la missione Apollo 11 regalò all'umanità quattro passi in un sogno, e al Museo di Scienze Planetarie non potrebbe esserci giorno da festeggiare di più. Sabato 20 luglio, infatti, con Siamo tutti un po' lunatici, il museo ha messo insieme conferenze e mostra d'arte, francobolli spaziali e modellini dell'Apollo, mentre domani TV Prato celebrerà i 50 anni dalla passeggiata lunare con la messa in onda alle 21:20 dello spettacolo Luna dintorni, che fece il tutto esaurito lo scorso 28 aprile al Teatro Politeama. Ospite d'onore e grande protagonista sul palcoscenico Tito Stagno, che fece rivivere a un pubblico entusiasta le emozioni di quella cronaca dallo spazio che lo rese famoso. Sabato al Museo di Scienze Planetarie la serata dal titolo Siamo tutti un po' lunatici comincia alle 19 con l'inaugurazione dell'esposizione di francobolli e della mostra di Laura Balla Storia di una bambina lunare. Tavole, dipinti, disegni, illustrazioni, in tutto una ventina di opere insieme al libro che porta lo stesso titolo. In mostra anche i francobolli provenienti da tutto il mondo che celebravano la conquista dello spazio e il recente allunaggio dell'Apollo 11, trovati da Silvano Coveri nei colli degli stracci protesi degli anni 70. Silvano li metteva da parte per regalarli alla figlia Silvia e adesso proprio la figlia ha donato i 55 pezzi al Museo di Scienze Planetarie. In qualche modo la tradizione pratese raccolta e riciclo degli stracci si è intrecciata con la storia della Luna. I nostri cenciaioli tra gli stracci trovavano di tutto e tra questi trovavano anche francobolli commemorativi. È il caso di una donazione del Museo di Scienze Planetarie ricevuto recentemente in memoria di Silvano Covari dalla figlia Silvia, un cenciaiolo che in anni e anni di attività ha messo su, come tanti altri, grandi collezioni di vari oggetti, tra cui una collezione di francobolli, tutti tema esplorazione dello spazio. Gli anni erano quelli, a Prato si cresceva, ci si arricchiva con gli stracci che venivano da tutto il mondo ed era una corsa alla crescita. Negli Stati Uniti e in altri paesi c'era la corsa allo spazio. Questa corsa allo spazio veniva commemorata, veniva celebrata anche con i francobolli e ne è rimasta memoria, ne è rimasta traccia all'interno dei nostri colli, delle nostre balle. E quindi questi intrusi al Museo di Scienze Planetarie in qualche modo sono legati alla Luna. Ci sarà spazio anche per i modellini di Saturno V e dell'Apollo 11, il modulo di servizio e quello di allunaggio in particolare, anche questi donati al museo da Mario Mancini e realizzati grazie al suo lavoro e a quello del figlio di 10 anni, Daniele. Alle 21:15, dopo la periluna, la serata proseguirà con il fisico Giampaolo Preti, che racconterà l'avventura dello spazio, la storia della conquista della Luna ripercorsa attraverso alcuni filmati d'epoca. Infine l'osservazione del cielo con l'aiuto dei telescopi e degli astrofili dell'associazione Polaris. L'ingresso è libero, apericena su prenotazione. In occasione del 62esimo anniversario dalla morte di Curzio Malaparte, domani 19 luglio, una delegazione comunale renderà omaggio al letterato pratese al mausoleo sulla sommità del Monte Le Coste, noto come Spazzavento. La delegazione comunale, con il gonfalone e l'assessore Flora Leoni, partirà da Piazza del Comune alle 8 per raggiungere il mausoleo e deporre una corona d'alloro. La cerimonia istituzionale si concluderà attorno alle 10:30.
Visita a TV Prato questa mattina per i piccoli del centro estivo promosso dalla scuola di Via Clementi. Il gruppo, composto da circa 15 bambini, è venuto nei nostri studi per scoprire il dietro le quinte della televisione e del nostro giornale. Guardate. Siamo venuti qui per scoprire che cosa fate qui a voi a TV Prato. Pieni di curiosità e desiderosi di scoprire come funziona la televisione della loro città, i bambini che frequentano il corso estivo organizzato dalla scuola Maria Immacolata di Via Clementi sono venuti in visita nei nostri studi di Via Roma. Stanno realizzando un giornalino che racconta le attività vissute durante la loro esperienza estiva e così hanno deciso di imparare a scrivere articoli facendosi insegnare direttamente dai giornalisti. Prima sono stati accolti dalla redazione pratese del quotidiano La Nazione e stamani hanno visitato TV Prato. Ho scoperto molte cose, tra cui come si girano, insomma, i giornali, i posti in cui si fanno le notizie, le interviste. E vi faccio i complimenti su come vi siete organizzati, cioè anche se avete uno studio piccolo vi siete molto organizzati per le varie interviste. A me mi è piaciuto perché mi piace andare in posti diversi. E per loro, per questi 15 curiosissimi bambini, TV Prato con i suoi studi, le luci e le telecamere è apparso un luogo davvero diverso, ma allo stesso tempo familiare, perché tutti si sono detti telespettatori fedeli. Dopo le domande sul lavoro giornalistico e sulla caccia alle notizie, è arrivato il momento dell'immancabile foto di rito con lo sfondo del nostro telegiornale. Dopo queste belle immagini passiamo allo sport col nuoto, seconda medaglia azzurra ai mondiali di nuoto e anche questa volta c'è la firma di Rachele Bruni, la 28enne di Comeana che dopo il bronzo individuale nella 10 km di fondo ha conquistato l'argento nella 5 km a staffetta mista. Nelle acque del Mar Giallo in Corea del Sud la squadra italiana, composta oltre che da Rachele Bruni, da Giulia Gabrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, si è piazzata tra la Germania d'oro e gli Stati Uniti di bronzo. Bruni torna a casa con il bottino della qualificazione olimpica, un argento e un bronzo individuale. Ci occupiamo ora di calcio, il punto della situazione sull'AC Prato nel servizio di Massimiliano Masi. Prime indiscrezioni e prima certezza. I gironi del campionato di Serie D stanno prendendo forma. In attesa di ultimare il quadro delle squadre partecipanti, la Lega Nazionale Dilettanti ha cominciato a tracciare le linee guida riguardo la composizione dei gironi per la stagione 2019-2020. La prima certezza c'è già. Le formazioni toscane saranno divise su due gironi. Bocciato quindi il mega girone del Granducato di Toscana proposto nell'ultima stagione. Per quanto riguarda le indiscrezioni riguardo i gironi per la prossima stagione, pare che le formazioni toscane siano destinate ad essere divise su due gironi. Le formazioni delle province di Lucca, Pisa, quindi le Versiliesi più tutto Coio e Ponsacco, paiono siano destinate a formare un girone insieme alle compagini liguri e piemontesi. Facendo una rapida analisi, il girone con protagonista il Prato dovrebbe vedere ai nastri di partenza le seguenti 18 formazioni: Aglianese, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Flaminia Civita Castellana, Foligno, Gavorrano, Grassina, Grosseto, Ladispoli, Monterosi, Ostia Mare, Prato, San Giovannese, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Sporting Trestina. Queste le prime indicazioni. Nelle prossime settimane gli ulteriori sviluppi. Intanto il Prato sta ultimando le operazioni di calciomercato. Il direttore sportivo Gianni Califano ha definito la cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista classe 1999 Alberto Marini al Seregno, formazione lombarda che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.
Nelle prossime ore il Prato dovrebbe definire anche l'arrivo del portiere in quota, classe 2001, ultimo tassello per chiudere la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Esposito, che dal 27 di luglio comincerà la preparazione estiva nel ritiro di Fiumalbo, dove la squadra bianco-azzurra rimarrà fino al 10 di agosto. Successivamente la preparazione proseguirà al campo sportivo Adonelli di Montemurlo, dove la squadra laniera anche questa stagione disputerà tutte le partite casalinghe del campionato di Serie D. Montemurlo sotto le stelle supera ogni più rosea aspettativa di partecipazione e supera abbondantemente le 4.000 presenze. Ieri sera via Montalese e via Rosselli in centro a Montemurlo si sono trasformate in un fiume di persone in strada per divertirsi, fare shopping e stare insieme. Come a spasso con l'oste, la formula di questa manifestazione promossa dal comune Proloco Montemurlo con la collaborazione dei Confesercenti Prato ha previsto negozi aperti fino a mezzanotte, cibo di strada, musica e tante animazioni per adulti e bambini. Dopo il successo ieri sera della sfilata in abiti da sposa degli abitanti della frazione, a cui hanno assistito circa 800 persone, prosegue a Tobbiana la festa della Madonna del Carmelo. Domenica il clou dei festeggiamenti con la processione per le vie del paese e a seguire l'esibizione della banda di Vergaio. A conclusione, estrazione di premi e spettacolo pirotecnico. Lunedì 22 luglio la cena di chiusura con musical dal vivo, tutte le sere gonfiabili per bambini, fiera di beneficenza e stand gastronomico. Il ricavato della festa andrà in beneficenza. Ci fermiamo ora per una breve pausa, ma torniamo tra poco, restate con noi. Ben ritrovati, è il momento della nostra agenda. Domani dalle ore 18 all'ex fabbrica in via Targetti, China Garden, Festival della Cultura Sino-Italiana con proiezione di documentari, concerto e DJ set. Alle 21.15 a Tobbiana il Clan dei Nomadi Tribute Band, serata musicale in occasione della festa della Madonna del Carmelo con stand gastronomici, fiera di beneficenza e gonfiabili per bambini. Alle 21 al Giardino del Casone dei Bardi a San Quirico di Vernio, Voglia di Libertà sull'Appennino 1750-1867, presentazione del libro di Annalisa Marchi con la collaborazione di Luciano Righetti. Al Centro Civico Michele Ventrone a San Giusto, a partire dalle ore 21, spettacolo di karaoke nell'ambito del progetto Creazioni Urbane. Dalle 21.15 al Parco di Villa Giamari a Montemurlo, Montemurlo Jazz, l'ingresso è libero. Alla Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini, a partire dalle 21.30, a tutto ritmo, concerto dell'Orchestra Chiti, con ingresso libero. Alle 21.15 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Tutti pazzi a Tel Aviv. E infine, da domani a domenica, alla Rocca di Carmignano, dalle 19 alle 24, Carmignano Plaid Festival, prima edizione organizzata dal Consorzio Santa Trinita di Prato, sull'esperienza dell'analoga iniziativa nata nei giardini di Sant'Orsola, aperitivo diffuso, picnic e DJ set. È arrivato il momento di collegarci con il Consorzio Lamma per tutti gli aggiornamenti sulle previsioni del meteo. Salve, una buona serata a tutti gli amici che ci seguono da casa. La situazione attesa per la giornata di domani e per i prossimi giorni non vede sostanziali variazioni. Avremo ancora un campo di alta pressione di matrice azzurriana a garantire tempo prevalentemente stabile e soleggiato anche sulla nostra penisola, con temperature che gradualmente tenderanno a salire nel corso del fine settimana. Andiamo a vedere quello che ci attende dello specifico per la giornata di domani, una giornata estiva con cielo prevalentemente poco nuvoloso per il transito di qualche esile velatura e per lo sviluppo di qualche modesto addensamento pomeridiano. Sui rilievi è basso comunque il rischio di qualche isolato rovescio. I venti, lo vedete, sono deboli in prevalenza occidentali. Nel pomeriggio avremo un po' di maestrale sulla costa per l'attivazione delle brezze. I mari si mantengono in prevalenza poco mossi, stazionarie le temperature domani con valori intorno ai 30-31 gradi sulle zone interne, intorno ai 27-28 gradi
lungo la fascia costiera. Uno sguardo anche al fine settimana, permangono condizioni di alta pressione con tempo stabile, i venti tenderanno a ruotare temporaneamente dai quadranti meridionali, avremo venti anche di scirocco, porteranno quindi le temperature a salire di qualche grado, soprattutto nella giornata di domenica, quando potremo avere valori termici intorno ai 34-35 gradi. Sulle zone interne, sulla costa andrà un po' meglio, sempre intorno ai 29-30 gradi, si mantengono comunque ancora abbastanza bassi i valori di umidità relativa, sono pertanto scongiurate condizioni di afa particolarmente opprimente. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani con altri aggiornamenti. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento con l'informazione è per domani alle 13.45. Grazie per essere stati con noi, una buona serata e un buon proseguimento su TV Prato. Arrivederci.